Fra i personaggi che sono passati per Nepi e che l'hanno arricchita, di storia, sicuramente quello più emblematico è la figura di Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia, da tutti conosciuta come figlia del Papa, figlia di Rodrigo Borgia, ovvero Alessandro VI, e di questa sua presenza a Nepi noi abbiamo un'importante testimonianza all'interno del museo, con questo stemma marmoreo che è stato recuperato forse nell'Ottocento all'interno del castello di Nepi e che per moltissimi anni si trovava murato sotto il portico del Palazzo Comunale. Alcuni decenni fa è stato incorporato all'interno della collezione civica e qui potete vedere appunto questo stemma che riproduce praticamente l'emblema di Lucrezia Borgia come signora di Nepi. Siamo nell'anno 1499, quando lei appunto viene fatta signora di Nepi dal padre, e all'epoca lei era sposata in seconde nozze con Alfonso d'Aragona. Allora, se osservate lo stemma, vedrete appunto che, a parte i danni che ha subito nel corso del tempo, questo colore scuro, questa patina che va un po' a coprire il marmo, si nota appunto che questo scudo araldico è diviso in vari settori. Quando una famiglia, cioè quando due persone si sposavano, uomo e donna, univano praticamente quelli che erano gli emblemi araldici familiari in un unico stemma. E qui quindi troviamo le insegne della moglie e del marito, in questo caso Lucrezia Borgia e Alfonso d'Aragona. L'emblema particolare, diciamo, che contraddistingue lo stemma della famiglia Borgia e che ritroviamo anche in quelli del padre, è il toro pascente, cioè il toro che sta pascolando. Per quanto riguarda invece questa parte dello stemma contraddistinta da una serie di emblemi, quello più importante per la famiglia degli Aragona di Napoli è questo riquadro in cui si vedono le linee rette, i pali, che in origine dovevano essere di color rosso su fondo oro. Questo perché gli stemmi, come li vediamo oggi, sono privi di colore. Ma in origine dovevano essere tutti dipinti come le antiche statue romane, perché il colore aveva una funzione importantissima. Al di sopra dello scudo c'è questa corona, che è una corona molto semplice, se vogliamo, con quelle che dovevano essere pietre preziose e che la qualifica come signora appunto di Nepi. Quando oggi il visitatore arriva a Nepi, si trova di fronte le imponenti mura fatte costruire dalla famiglia Farnese. Più avanti, le torri del castello dei Borgia. Lucrezia venne a Nepi varie volte e il suo legame con la città è segnato in particolare dalla permanenza all'interno del castello, una struttura possente che fu modificata nel corso dei secoli e che venne ampliata dal padre di Lucrezia, Rodrigo. Quello che colpisce l'occhio del visitatore sono le due torri che svettano, quella quadrata e quella circolare. Quella circolare fu fatta appunto modificare da Rodrigo Borgia, trasformando un'originale torre quadrata in torre circolare e sopraelevandola, in modo da fungere da damastio e da torre di avvistamento. Ci troviamo all'interno dell'ala residenziale del castello, in particolare della parte che venne fatta risistemare da Rodrigo Borgia in previsione della donazione del castello alla figlia Lucrezia. E qui effettivamente si ritirò Lucrezia per alcuni mesi nell'anno 1500, in quelli che devono essere le stanze allocate al piano superiore, che oggi non esistono più. Purtroppo lo stato di rovina, dovuto forse all'incendio da parte delle truppe francesi nel 1798, ha causato dei danni irreversibili. Lucrezia arrivò a Nepi il 31 agosto o 1 settembre dell'anno 1500 e trascorse all'interno del castello alcuni mesi. Ma per quale ragione si trovava qui a Nepi? Il motivo è la morte del marito in seconde nozze, Alfonso d'Aragona, che fu fatto assassinare dal fratello di Lucrezia, Cesare, in complicità col padre, perché ormai era diventato scomodo. All'epoca i matrimoni erano matrimoni politici, servivano a allacciare rapporti diplomatici e a coltivare, diciamo, interessi in comune. Ormai diventato scomodo, Alfonso fu prima accoltellato e poi successivamente strangolato. Dopo la sua morte,
Lucrezia, che non aveva accettato questo evento perché si era innamorata di questo marito, dal quale ha avuto anche un bambino, fu spedita a Nepi, che era un luogo sicuro per la famiglia Borgia, per trascorrere il periodo di lutto. La permanenza di Lucrezia all'interno del castello durò almeno alcuni mesi, questo lo sappiamo appunto dalle lettere che sono state ritrovate all'archivio di Stato di Modena e scritte da Lucrezia dal castello di Nepi, indirizzate dal segretario che si trovava a Roma. Non sappiamo quando Lucrezia lasciò Nepi, alcuni pensano che sia avvenuto l'anno successivo, forse in primavera. Di certo sappiamo che l'anno seguente fu fatta sposare Alfonso d'Este e partì per Fernara. E quindi non passò e non tornò più a Nepi, se non forse per una breve sosta durante il suo viaggio verso Ferrara, dove concluderà in modo sicuramente migliore la sua vita. La Rocca del Borgia era stata donata a Lucrezia e ai suoi discendenti, ma dopo la morte del padre Rodrigo Borgia, ovvero Alessandro VI, nel 1503, la proprietà fu restituita dal nuovo Papa Giulio II della Rovere al cardinale Ascanio Sforza, che ne era stato precedente proprietario. Quindi si concluse così la storia dei Borgia a Nepi.